Buonasera, gentili signore e signori, sono le 18:49 ai microfoni Massimo Bonella in sostituzione per la conduzione di Spazio Aperto. In primo piano le news. Concordia, si è avviato alla fase conclusiva il processo per il naufragio al giglio della Costa Concordia. Dopo la deposizione dei testimoni citati dalla difesa dell'imputato Francesco Schettino, sarà la volta della requisitoria dell'accusa. Costa Crociere, che è responsabile civile nel processo di Grosseto, ha consegnato ai giudici documenti attestanti il pagamento totale dei risarcimenti per 84 milioni di euro a 3.586 naufraghi e alle famiglie di 29 vittime su 32. Ed ora, se riusciamo, malgrado le difficoltà tecniche, vediamo di andare con una seconda, notizia. Niente, non ce la facciamo. Allora, lasciamo stare le notizie, andiamo subito con l'approfondimento. Vi faremo ascoltare in collegamento con la regia di Pianeta Oggi TV un'intervista a un noto personaggio, lui Michele Buono, che è l'autore della nota trasmissione di Report. Solo un istante, vediamo se questo riusciamo a farlo partire. Sì, pronti. Allora, mi scuso, non è questo il servizio che dovevo andare in onda, dunque lasciamo stare quello che avevo accennato, cambiamo completamente argomento, vi faremo ascoltare sempre in collegamento con la regia di Pineta Oggi TV l'idea migliore. Trattasi di un piccolo cortometraggio di Lauro Crociani che praticamente vuole spiegare com'è la situazione, come vivono le TV locali e credo che sia di attualità perché, come sapete, vogliono buttare via almeno una, dunque, si parla di 140, forse anche più frequenze, guarda caso, di solo televisioni regionali. Si parla anche quindi di rottamazione, cioè dare rottamazione all'emittente, di conseguenza. Così i vari dipendenti vengono liquidati. Questo cosa significa? Significa disoccupazione. Allora, prima il governo di Roma dà le frequenze alle TV locali, no? Poi, siccome queste frequenze sono sbagliate, vanno a interferire altre emittenti di là dell'Adriatico, allora bisogna eliminare le TV locali. Sono cose che fanno veramente pensare, per non dire altre cose. 18:52, ci colleghiamo allora di nuovo con la regia. A pezzi possiamo dire in questo periodo di Pineta Oggi TV, vediamo se riusciamo a far partire almeno questo di servizio. Un attimo solo. Vicenda realmente accaduta a metà anni 80 in questo paese. Dai, che siamo in ritardo per il TG. Al limite quando è che siamo in orario? Dai, se no così si fa notte. Allora, i montaggi per i servizi sono pronti, tra 3 minuti in onda. Ecco le notizie con le correzioni. Vado bene così? Dai, tutte le volte sta storia. Sta per partire la sigla, ci siamo! Cari telespettatori, ben trovati a questo notiziario. Andiamo a vedere insieme le notizie di oggi. Grazie.
Gentile onorevole, le scrivo accuratamente per invitarla a visitare la nostra piccola grande emittente. Nel territorio nazionale stanno avvenendo grosse concentrazioni di emittenti commerciali, mettendo in difficoltà chi come noi si muove con fini prettamente culturali. Si possono, a mio giudizio, intravedere oscure manovre minacciose per la democrazia di questo paese. Costruire una rete di più emittenti sarebbe opportuno per la linea del partito di cui lei è uno degli esponenti in vista. Montiamo 4 ripetitori. Bene, bene. Fortuna che c'è gente come te che ci dà la mano volontariamente, se no non saprei proprio come fare, guarda. Io sono azionista, se non facciamo una buona azione noi, chi la fa? Pino, fino a un mese fa ci bastavano 200 watt ed eravamo visti assai lontano. Ora ci hanno messo sopra il loro segnale 10 volte più forte. Loro sono potenti. E qui è come il Far West, lo sai, la legge è sempre del più forte. Vacci piano, ha detto legge. La legge è uguale per tutti. Noi c'eravamo prima, perciò la spunteremo, vedrai. Già, le risorse pubblicitarie però sono quello che sono. Qui non ci sono le fabbriche e tu ti stai mettendo le mani in tasca. Senti, ho detto che non mi tirerò indietro. La mia coscienza non me lo permette. Sì, però ho capito, qualche compromesso ci vorrà. Tu sai benissimo che noi non facciamo pornografia, vendita di pentole, cartomanti. Qui la strada si fa in salita. E tu non puoi continuare a metterti le mani in tasca e pagare, compromettere la famiglia. Ti sembrasse facile. Guarda che noi ci siamo dentro. Ci siamo dentro. Quale onore averla qua da noi, che piacere incontrarla. Come sta? Bene. Mi fa molto piacere. Venga, venga nella nostra emittente, venga, l'accompagno. È un momento di grande emergenza e con il partito stiamo attenti a far fronte a questo cambiamento. Vede, onorevole, io e lei ci capiamo, penso. O almeno ci dovremmo capire, mi auguro. Con Pino condividiamo le idee. Noi non mangiamo bambini come vogliono far credere. Noi vogliamo entrare nelle case delle persone e portare la cultura vera, la pittura, la letteratura, le risorse del territorio, insomma, tutto ciò che permette la crescita dell'individuo e della collettività.
Una società così formata saprà rispondere e far fronte a tutto, agli imbrogli, alle tensioni piazzive, insomma, saprà ragionare. Questa è la nostra idea, l'idea migliore. Fazioso. Di questo ti accuseranno sempre, di fare politica di parte, lo sapete bene. La loro propaganda è l'ignoranza, è il terreno per gli istinti più bassi. Nell'ignoranza e nella paura si comanda più facilmente una massa, già come un gregge. Lei, seppur anni di militanza, me lo lasci dire, è un idealista poco concreto. La sua TV, ma chi vuole che la guardi? Le donne di casa e i pensionati con la quinta elementare, i giovincelli senza lavoro. Noi da sempre ringhiamo il popolo nelle piazze, è lì che le idee sono fertili. E poi abbiamo la nostra stampa, il quotidiano, i libri. La sua TV è una cosa leggera, effimera, un passatempo per persone leggere. Sono sicura che a pranzo ci sarai, ormai vivi così. Ci sarebbe da portare tuo figlio dal dentista. Lo accompagni tu, vero? Ma veramente oggi avrei... Avresti cosa? Ti devo ricordare che hai una moglie e dei figli? Incomincio a essere stanca di tutto questo. Dimenticarmi la borsa con le chiavi di casa. Strano che il presidente non sia ancora qua a quest'ora. Guarda, per me è matto. Potrebbe vivere tranquillamente senza complicazioni. Ma chi glielo può fare? Ma in realtà cosa importa? Lo stipendio arriva, no? E allora? Allora, hai parlato con quel politico importante? Guarda, un imbecille, un vero imbecille, non ha capito nulla di quello che gli ho detto, anzi meno di nulla, è proprio una pietra, guarda. Sono preoccupato. Mi ha telefonato quella direttrice, quella del sud, quella che hai incontrato a quell'assemblea di Roma. È molto spaventato. Ma perché? Vuoi dire che anche a loro gli hanno offerto il segnale come a noi? Peggio, peggio. 10 giorni fa, col tritolo, gli hanno fatto saltare tutto. Boom! E dopo una settimana, quelli del gruppo famoso che sta assorbendo tutte le emittenti hanno portato i loro tralicci. Senti, io non lascio la partita. Loro stanno seminando scientificamente l'ignoranza e l'arretratezza e stanno dando spinta agli istinti più bassi. Attraverso il materialismo e il consumismo, entro pochi anni verranno distrutte le coscienze e sarà annientata l'etica. I disonesti saranno i furbi. E gli onesti coglioni. Lascia stare finché sei in tempo. La lotta è invalida. Rischi di distruggere te stessi e gli affetti più cari. Ma che uomo sarei se consapevole di quello che sta avvenendo scappassi?
una grande storia di conquista e di dignità umana. Il mio babbo e il mio nonno mi hanno insegnato la lealtà, l'onestà. Noi ce la faremo. Noi siamo migliori. Vedrai, la gente capirà e sceglierà per il giusto. La nostra è l'idea migliore. Ora, la liberazione è vicina. Con tutto quello che si è subito, bisogna fargliela pagare, vero? No. Noi non siamo come loro. Allora dalla regia di Pineto GTV, questa breve produzione molto importante assolutamente rispecchia una realtà vissuta negli anni 80 delle televisioni regionali, locali, e avevano proprio predetto il futuro e siamo arrivati adesso a questi risultati. Io ringrazio Lauro Crociani, mio, tra altre cose, amico di Chianciano Terme, per questa cosa, per questa collaborazione. Sarebbe da metterlo in onda molte volte per far capire diverse cose alla gente, a tutti i nostri ascoltatori e anche telespettatori, visto che è un video questo, tra l'altro. Cosa possiamo dire? Adesso vediamo se riusciamo ad andare avanti dopo questo speciale. Vi ricordo che state ascoltando la trasmissione di approfondimento Spazio Aperto, in studio a Pineta Oggi TV Massimo Bonella, in sostituzione ad Antonella Intranò e Ugo Lombardi per dei problemi di carattere tecnico. Dunque, vediamo se riusciamo a prendere un ultimo aggiornamento delle notizie, perché anche noi qui abbiamo dei problemi. Dunque, 19.07, Site Web Network, ultima notizia. Dunque, parliamo del fisco. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di Gianna Nannini, accusata di aver evaso al fisco 3.750.000 euro. L'udienza preliminare è prevista per il prossimo 3 marzo. Con questa notizia è tutto, chiude qui Spazio Aperto, settimanale di approfondimento di Science Web Network. Ai microfoni in Venezia, a Pianeta Oggi TV, Massimo Bonella, linea che ora torna a Rosario Moreno, alla regia centrale di Science, per il proseguo della programmazione musicale. 19.08, a voi tutti, buonasera.